gli incentivi che abbiamo messo sull'occupazione, grazie a questo si sono creati i posti di lavoro, il Job Act che ha creato occupazione, sono gli strumenti che abbiamo, capisco che non è condiviso. No, sul reso... Job Act io ho delle riserve che derivano... è legittimo, ma derivano da un dato di fatto, onorevole, cioè i posti di lavoro li ha creati la decontribuzione, non il Job Act. Non è nel momento in cui la decontribuzione si è prima dimezzata e poi... si esaurirà, la spinta si è visto, si è esaurita, che, si è visto che i nuovi contratti non ci sono più, i nuovi contratti stabili non ci sono più, è un dato di fatto, sono i dati di maggio, i dati, purtroppo, i dati, non è che sono contento. L'unico mese che incontro tendenza è stato il mese di maggio, peraltro certificando che i contratti stabili sono aumentati mentre quelli a tempo è il contrario, no. Sono no. diminuiti i contratti stabili e sono aumentati quelli a tempo determinato. Determinato e gli indeterminati si fermano. Esatto. Esatto. Quelli a tempo indeterminato sono aumentati. No, a tempo determinato. Comunque, giuro che è il contrario. No, va bene, allora, cioè, credo. Più contratti flessibili e meno contratti fissi. Telefonatevi. Cioè, ora ci telefoniamo.